What a sensation! What a story! Dai campi di quarta divisione alla finale nel tempio del calcio inglese. È l'impresa riuscita al Bradford, squadra di League 2, la nostra serie C2, che battendo in semifinale l'Aston Villa si è assicurata un posto a Wembley da protagonista nella finale di Coppa di Lega il prossimo 24 febbraio. Il cammino non è stato affatto semplice. I Bantams, come vengono chiamati, hanno dovuto eliminare tre squadre della massima serie, Wigan, Arsenal e Aston Villa. Per aggiudicarsi il titolo dovranno vedersela con i gallesi dello Swansea, che nell'altra semifinale hanno battuto il Chelsea. Nella storia della competizione solo un'altra squadra di quarta divisione riuscì nell'impresa di raggiungere la finale, il Rochdale. Era il maggio del 1962, 51 anni fa. Vincere la Coppa di Lega significa avere un posto assicurato in Europa League la prossima stagione, tra le grandi del continente. Il proprietario del club ha già promesso che, in caso di vittoria, porterà la squadra in gita a Las Vegas. Club di una città industriale situata vicino a Leeds, divenne tristemente famoso nel 1985 quando, durante una partita, un incendio devastò lo stadio della squadra. Morirono 56 persone. Il Bradford vinse il suo unico trofeo 102 anni fa. Bisogna risalire infatti al 1911 per trovare in bacheca la Coppa d'Inghilterra vinta contro il Newcastle. Un altro calcio, un'altra epoca, certo, ma i miracoli spesso si ripetono. E così, a questa cenerentola del calcio, sognare non costa nulla.